Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori. Riprendono le trasmissioni di Liberi TV dopo il secondo congresso che ci ha visti impegnati nella scorsa settimana. Quest'oggi c'è in mia compagnia padre Alberto Maggi, che saluto. Buonasera, Salve, padre Alberto, salve. grazie veramente per il tempo che ci dedica e per la dedizione. Io dico che mettere le videomelie, che sono veramente uno strumento innovativo per trasmettere la parola di Gesù e quindi del Vangelo. Veramente sono davvero dei modi, penso, innovativi, in quanto è difficile trovare a volte delle risposte su internet, ma è anche un modo diverso di trasmetterla questa parola. Bisogna cogliere tutte le possibilità per annunciare il Vangelo, bisogna annunciarlo, poi non sai dopo attraverso internet dove e a chi va a finire. E lì veramente lavora molto la fantasia del Padre Eterno. A questo punto io vorrei far vedere il libro di cui parleremo oggi, che è questo qua, l'ultima fatica, direi, che è Chi non muore si rivede, il mio viaggio di fede e allegria tra il dolore e la vita. E questo qua io lo faccio vedere, anche se poi sarà disponibile sul sito, è edito da Garzanti. E vorrei appunto chiederle soprattutto il titolo e di cosa parla di questo libro, che io comunque ho già letto, quindi. Il titolo originale non era quello, era un altro, era Un eretico in corsia. Ma poi mi telefonò la casa editrice e mi disse: "Senta, padre Maggi, con questo papa lei non solo non è più eretico, ma sembra quello che gli scrive i discorsi." Allora abbiamo cambiato il titolo e abbiamo messo il saluto che ho fatto entrando nella sala operatoria. Questo è l'unico libro che non avrei mai pensato di scrivere, infatti non è nato come libro. Sono le comunicazioni che quotidianamente mettevo su Facebook per condividere con gli amici i 75 giorni passati in terapia intensiva tra la vita e la morte. Certo. Tra l'altro, in un paragrafo del libro dice: la morte è l'ultima beatitudine della vita. Cosa vuol dire? Allora, scrivo nel libro che non sono mai morto prima, per me era la prima volta che morivo, e mi sono stupito da me stesso a non provare né paura, né ansia, né angoscia. Mentre sentivo che stavo morendo, provavo soltanto curiosità di sapere com'era il trapasso da vivo a morte, entrando nella nuova dimensione della vita, e anche un che di euforia. La morte non è un momento brutto, ma bello, perché è quello che ci introduce nella nuova dimensione della nostra esistenza. Gli antichi dicevano che il giorno della morte era il giorno natalizio, il giorno in cui si nasce. Non si muore mai, si nasce due volte e la seconda volta è per sempre. Allora il momento più significativo, più importante, più ricco e anche più bello della propria esistenza è questa nuova e definitiva nascita. Ma era praticamente un po' una sorta di curiosità, perché comunque è anche bello sapere che dall'altra parte c'è qualcosa per cui si è atteso tanto, forse. Sì, io scherzando con gli anestesisti, quando mi dovevano fare l'anestesia, ho subito diversi interventi in questi 75 giorni, gli dicevo: "Fatemela leggera, leggera, perché se muoio, che sono addormentato, non mi accorgo di quel momento." La morte, io credo che su questo Francesco d'Assisi l'avesse capito e formulato in una maniera straordinaria. Francesco d'Assisi parla di sorella morte. La morte non è una nemica che ci strappa da questa vita, ma è l'amica che ci introduce in quella piena, definitiva. La morte non ci allontana dai nostri cari, ma ci rende ancora più vicini. E soprattutto la morte non interrompe la vita, ma è quel momento che permette di entrare nello stadio definitivo della stessa, quindi è un momento bello. Certo. Padre Alberto, tra l'altro, tra gli spunti che si trovano nel libro si parla anche di musica. Infatti ho trovato addirittura il testo di una stupenda canzone di Giorgio Gaber che è La Chiesa si rinnova, molto ma molto attuale. E io non conoscevo quel testo, come dicevo, il libro non è nato come un libro, sono le comunicazioni che quotidianamente mettevo per gli amici di Facebook
che poi ricevevo da loro auguri, preghiere, incoraggiamenti e anche testi di queste preghiere, e rimasi colpito nel vedere l'attualità delle parole di Gaber. Veramente gli artisti sanno sempre interpretare i tempi e anche precederli, quindi è un tema quanto mai attuale, anche se adesso con Francesco, con Papa Francesco, c'è veramente il profumo di Vangelo nella Chiesa, con una grande resistenza, perché tutta questa gerarchia che ha fatto della carriera, dell'ambizione, della vanità, dell'apparire lo scopo della sua vita, adesso si sentono spiazzati, quindi il Papa ce l'ha tutti contro. Beh, questo comunque è un bel rinnovamento quello che sta avvenendo, e comunque stimola anche i neofiti, quelli che comunque sono al di fuori, a innamorarsi del Vangelo, comunque ad aver voglia di partecipare alla vita della Chiesa. Io appunto il titolo era un eretico in corsia, perché per tanti anni mi sono sentito dare dell'eretico, e adesso con questo Papa Francesco si vede che non solo non ero eretico, ero semplicemente fedele al Vangelo, perché tra la ripetizione della dottrina e la compassione, il bene dell'individuo, io ho scelto sempre quest'ultimo. Non ho mai contestato la dottrina, però di fronte al caso concreto c'è la persona, l'individuo, con la sua carne, con il suo vissuto, con la sua sensibilità, e io non potevo imporgli una dottrina che l'avrebbe fatto soffrire, che l'avrebbe reso infelice, che l'avrebbe soffocato. Allora, tutte le volte che mi trovavo a dover scegliere tra l'imposizione, l'osservanza della dottrina e il bene della persona, ho scelto sempre quest'ultimo. E credo che sta facendo adesso Papa Francesco con il primato della misericordia e della compassione. Certo. Devo dire che poi nel libro c'è anche la possibilità di sorridere quando si legge un altro capitolo molto interessante e molto carino, che è Le spose di Cristo. ce lo racconta brevemente, io non voglio raccontare il libro perché poi giustamente, però è bello. Sì, dunque non potevo nel libro parlare sempre soltanto di flebo, di aghi, di terapie, di antidolorifici. E allora mettevo anche episodi della mia vita che servivano a far capire come ero arrivato a quel punto di accettare con serenità e con felicità non solo la malattia, ma anche la possibile e probabile morte, che non mi angosciava, ma vivevo con interesse. E lì ricordavo, nelle spose di Cristo, quando tanti anni fa, per la prima volta, venne invitato a parlare a una comunità di suore. E io ero un poco dubbioso, perché il mio linguaggio non era proprio adatto alle orecchie delle suore, per cui un amico mi accompagnò a questo ritiro di suore e gli dissi: aspettami in macchina, perché può darsi che dopo il primo incontro debba ritornare via. E ho esordito così, vedendo l'assemblea piena di queste sorelle, vedendo tante spose di Cristo, comprendo la scelta di Gesù per il celibato. È stato un attimo di panico, un attimo di suspense, mi guardavano, non sapevano come reagire, e poi la madre generale, donna intelligentissima, di grande apertura, ha fatto una sonora risata e si sono sciolte tutte quante. È bello, però è bellissimo. Poi io devo, leggendo il libro sempre, e questo mi capita spesso quando leggo dei racconti, trovo sempre un personaggio che un po' mi somiglia, comunque un personaggio che attira la mia attenzione, e in questo libro mi ha attirato molto la personalità di Paoletto, che si prodiga per i bisogni degli altri nella sua semplicità. Nel reparto di terapia intensiva, un reparto ad alta drammaticità, perché lì arrivano persone sempre a rischio di vita, e spesso purtroppo molti non gliela fanno. Quindi è un reparto di alta drammaticità, c'è molta tensione, e c'era questo, era un inserviente, sempre di corsa, sempre allegro, ma bisognerebbe vederlo, perché sembra uscito da un libro di gnomi, rosso di capelli, gli occhi sempre così contenti, gioioso, e lui era quello che sdrammatizzava anche nei momenti più difficili, più intensi, la situazione. Lo conobbi così, i primi giorni, chiedevo agli infermieri se avevano
un secondo cuscino, perché i cuscini erano molto molto bassi e facevo difficoltà a dormire, e chiedevo la possibilità di avere un secondo cuscino, e non c'era. Lui, passando davanti al mio box, sente, dice: che c'è? Dico: ma dico, sembra che non si trova un secondo cuscino. Aspetta un attimo. È andato via, dopo un po' è tornato tutto trionfante, con il cuscino in mano, e io dico: ma come hai fatto? Dice: semplice, l'ho rubato. Bella, simpatica, l'unica persona del quale ho voluto mettere il nome come un omaggio dovuto a questa persona. Bello, bravissimo. E comunque, padre Alberto, un'altra frase mi ha colpito moltissimo leggendolo, questo libro, Chi non muore si rivede: si possiede solo quel che si dona. È proprio bella, perché è una frase, anche dello stesso capitolo, che significa molto. Cioè, si possiede solo quel che si dona. Cioè, io la spiegherei molto. È il segreto, è il segreto della felicità, che ci ha detto Gesù. Molti pensano che la felicità consiste in quello che si ha, e non si ha mai abbastanza. Non si ha mai abbastanza. Quando si chiede a una persona sulla felicità, dicono sempre quello che manca loro per essere felici. Allora Gesù ci dà il segreto della felicità, che è a portata di tutti. Dice: la felicità, la gioia, non consiste in quello che ricevi dagli altri, ma in quello che dai. Se la mia felicità io la facessi dipendere dagli altri, e gli altri non possono entrare nella mia testa, nel mio cuore, nei miei pensieri, nelle mie aspettative, e io rischio di andare per la vita sempre con una sorta di rancore verso gli altri che non vengono incontro ai miei bisogni. No, la felicità non consiste in quello che si riceve, in quello che si ha, ma in quello che si dà. Allora, se la felicità consiste in quello che si dona, questa può essere immediata, piena e totale. E quando si incomincia a donare, si comprende che è l'unica cosa che si possiede quella che si dona agli altri, quello che realmente si possiede. Perché le cose che tratteniamo per noi, noi pensiamo di possederle, in realtà ci possiedono. C'è l'episodio clamoroso dell'incontro di Gesù con il ricco. Il ricco credeva di possedere i propri beni, in realtà ne era posseduto. Di fronte a una prospettiva di felicità, sbarazzandosi però dei suoi beni, lui ha preferito conservare i suoi beni, entrando in una profonda tristezza. Quindi si possiede soltanto quello che si dà. Quello che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede, come se fossimo, usando il linguaggio dei Vangeli, dei posseduti, degli indemoniati. Io sono completamente d'accordo, ma poi ripeto, a me questa frase ha colpito molto. Io poi dai libri annoto tantissime frasi, e mi è capitato di annotarne molto anche nel libro precedente, perché io le faccio un'altra domanda inerente al Vangelo. A me ha cambiato la vita, ma soprattutto ha cambiato il fatto di ascoltarlo da persone come lei, che lo vivono e lo trasmettono, e nella mia vita è stata una chiave di volta, di svolta. Adesso pensa che comunque divulgarlo in questa maniera, come sta facendo lei nelle videomelie, come fanno alcuni preti, adesso li chiamiamo eretici, ma in realtà stanno applicando quello che vuole Papa Francesco, possano davvero far innamorare nuovamente e comprendere la personalità di Gesù, che è una persona rivoluzionaria, malgrado vivesse 2000 anni fa. Il Vangelo è la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Quindi abbiamo un compito agevolato: basta annunziare il Vangelo senza trasformarlo in una dottrina che va imposta. Il messaggio di Gesù, essendo un messaggio d'amore, va sempre soltanto offerto e mai imposto, sempre proposto ma mai obbligato. Quando un messaggio ci viene imposto con obblighi, attenzione, perché non viene da Dio, perché Dio non obbliga, Dio non impone, Dio è amore. E l'amore può essere soltanto offerto. Se io adesso ho una persona, la voglio abbracciare, bisogna che questa persona desideri essere abbracciata. Se non vuole, la mia espressione d'affetto viene vista come una violenza. E così il messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù è la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ognuno di noi si porta dentro. Basta annunziarlo e subito nella persona fiorisce tutta quella realtà che c'era, ma che aspettava soltanto il momento opportuno per vedere la luce. E dal Vangelo traspare amore in tutte le pagine che ho letto, e tutte le
le cose che ho visto sono amore nei confronti di tutti indistintamente, questo è quello che mi sembra. Padre Alberto, io visto che lei è un biblista e credo che abbia avuto l'onore di e il piacere di leggere testi sconosciuti ai più, parlando per esempio di Vangeli canonici, manoscritti apocrifi, pensa che la storia possa riservarci delle sorprese? Io penso alle volte alla personalità di Gesù o ai messaggi non rivelati. No, non tanto su questo lasciamolo ai nordamericani che hanno il complesso di Disneyland e anche nella Sacra Scrittura vogliono sempre parlare di segreti, di cose nascoste, non credo tanto di questo. Però sì, ci saranno senz'altro, andando avanti, nuove scoperte archeologiche, perché l'archeologia aiuta molto l'interpretazione della Scrittura, che ci aiuteranno a comprendere sempre meglio il testo dei Vangeli. Facciamo un solo esempio. Il Padre Nostro è il testo più difficile del Nuovo Testamento, perché c'è una parola greca che nella lingua greca semplicemente non esiste. Noi l'abbiamo tradotto con "dacci oggi il nostro pane" e questa parola misteriosa greca è stata tradotta, ahimè purtroppo, con "quotidiano", come se dovessimo chiedere a Dio il pane da mangiare, creando crisi di fede, perché noi che viviamo in una società opulenta, diciamo "dacci oggi il nostro pane quotidiano", ne abbiamo in tanta abbondanza che ogni giorno ne buttiamo via una quantità enorme, ma il credente che vive in altri emisferi della terra, in zone di povertà, anche lui prega "dacci oggi il nostro pane quotidiano" e muore di fame. Allora questo padre cosa c'ha? C'ha due canali differenti. Ebbene, questo termine "quotidiano" è la traduzione di un termine greco che nella lingua greca semplicemente non esiste. Allora, quando ci saranno senz'altro nuove scoperte archeologiche che faranno emergere il significato di questa parola, ecco che non soltanto il Padre Nostro, ma tutto il Vangelo acquisterà più luce. Quindi non credo che c'è da attenderci rivelazioni sconosciute, misteri, segreti o chissà altro, ma conoscenze nuove che ci aiuteranno a comprendere meglio il messaggio di Gesù. Perfetto. Padre Alberto, io la ringrazio ancora del tempo che ci ha dedicato nel discorsare sul libro, ma su tante altre cose che io voglio farvi vedere, ma poi, ripeto, sarà sul sito, saranno sul sito tutti i riferimenti di questo stupendo libro che è "Chi non muore si rivede, il mio viaggio di fede e allegria tra il dolore e la vita", edito da Garzanti. Aspettiamo, oltre a questo libro, nuove fatiche, anche perché sono tutte interessanti, sono interessanti le videomelie, sono interessantissime i libri, le spiegazioni che dà all'interno di ogni libro, veramente sono parole di saggezza. Poi lei collabora con vari personaggi, dicevamo prima in privato Paolo Rigliano, cui ha collaborato con sì, è un carissimo amico che è venuto qui per collaborare con il suo libro, sta facendo un lavoro veramente molto bello, molto intelligente, molto profondo. Io veramente la ringrazio ancora del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi e complimenti per questa vostra bellissima iniziativa e attività. Complimenti. Liberi TV è a sua disposizione in qualunque momento, noi la seguiamo e la seguiremo. A questo punto io la ringrazio ancora, cedo la linea alla regia Donato Volpicella. E niente, buona giornata e veramente leggete il Vangelo, perché il Vangelo è amore. Grazie a voi.